Shalom, shalom, shalom. Eccomi qui con una lezione e prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre, Yahweh, colui che il mondo dall'ignoranza chiama Dio, e dico questo nel nome di suo figlio, il primogenito, Yahweh Shai, colui che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità, che è la pura verità, la verità che può condurre alla vita eterna. Miei saluti agli eletti della casa di Yashar Allah. Yashar Allah è l'antico ebraico per la parola Israele. E spero che questa lezione sarà edificante. Il titolo sarà Costruire su una solida base. E inizio leggendo dal libro di Matteo capitolo 7 versetto 24. E quello che ho fatto è andare sulla Blue Letter Bible, che con questo Blue Letter Bible riusciamo a vedere le parole grezze sia in greco, in aramaico e anche in ebraico antico. Aramaico è una lingua, è la stessa come ebraico, solo che parlata nella maniera sporca, diciamo, ok? Perciò vado drittamente dentro. Questo è il libro di Matteo, capitolo 7, versetto 24. Inizio da qui. Perciò chiunque ascolta queste parole mie, questo intanto è il figlio del Padre Yahweh Shai che sta parlando qui. Dice, perciò chiunque ascolta queste parole mie e mette in pratica lì, io paragono a lui, a quello di una sapiente uomo, anzi, mi conviene ritradurre questa pagina perché non mi sta dando traduzione perfetta come dovrebbe. Perciò chiunque ascolta queste parole mie e mette in pratica, io paragono a lui, a quello di uno sapiente uomo che costruì la sua casa sulla roccia. Ok, perciò quello che sta dicendo Yahweh Shai qui è che chiunque ascolta queste sue parole, ok, c'è la scrittura che dice che lui è la via che conduce alla vita eterna, che le sue parole sono vita eterna, ok? Chiunque ascolta queste parole e li mette in pratica viene paragonato come uno sapiente, un uomo sapiente, e viene paragonato come un uomo sapiente di fronte proprio a lui, di fronte al Padre Yahweh e suo figlio Yahweh Shai. Ma sappiamo dunque che il mondo non vedrà quell'uomo come uno sapiente, perché il sapiente per il mondo è tutta un'altra cosa, ok? Perciò coloro che ascoltano e mettono in pratica le parole del nostro Padre Yahweh o Yahweh Shai, suo figlio, sono paragonati come uomini sapienti, ok? Che costruiscono la loro casa sulla roccia, ok? E sappiamo come funziona costruire una casa. Prima di costruire una casa ci vuole una base, e questa cosa è paragonata in tutte le cose nella vita. Prima di iniziare qualunque cosa ci vuole una base. Dipende dalla base, è la base che determina il resto, ok? Se uno parte con una base non forte, ok, avrà risultati non forti. Se uno parte con una base forte, solida,
avrà risultati forti e solidi, ok? E la pioggia è caduta e le inondazioni sono venute. E i venti hanno soffiato e si abbatterono su quella casa e non cade poiché era fondata su una roccia. Ed è quello che ho detto prima, ok? Sono venuti le tempeste, le inondazioni, ok? Ma la casa è rimasta ferma perché era stata fondata su una roccia. Ora vediamo la radice di questa parola fondata, che poi andremo a vedere anche il significato, ok? Fondata qui sulla G 23:11 e dice: andiamo a tradurlo. E dice: trovato terra, gettare le fondamenta, stabilirsi, gettare le fondamenta, rendere stabile, stabilire, ok? La fondamenta è quella cosa che rende stabile, ok? Bene. E dice: e la pioggia è caduta e le inondazioni sono venuti, e i venti hanno soffiato e si abbatterono su quella casa e non cade poiché era fondata su una roccia. E ognuno che ascolta queste mie parole e non li mette in pratica, ok, sarà quello che vuole dire qui. E ognuno che ascolta queste mie parole e non li mette in pratica sarà paragonato a quello di un sciocco uomo, ok? Che costruì la sua casa sulla sabbia, ok? Coloro che ascoltano queste parole del Padre, e queste parole uno deve spiegarvelo, ok? Perché la sapienza di queste parole non vengono attraverso aprire la Bibbia, leggere o andare in chiesa o andare da qualche prete. Questo non è una solida base, ok? Non è una solida fondamenta, ok? La parola fondamenta può essere anche paragonata come base, che non è una solida base, perché queste persone, questi inizi non vi possono aiutare. Il Padre ha stabilito delle persone, ok? I suoi profeti, ok? I suoi insegnanti, in diverse chiamate, alcuni evangelisti, ok? E quando dico questo, non si trovano nelle chiese, non si trovano dalle parti che la gente crede che possono essere trovati. Questi uomini sono trovati per le strade, sono visti come nulla, ok? E io, quando parlo di questo, parlo della Great Millstone, GMS, ok? E non solo la Great Millstone, ce ne sono altri campi degli ebrei israeliti sparsi in America, ok? Coloro che stanno insegnando lo stesso insegnamento che insegniamo dalla Great Millstone, sono stati stabiliti dal Padre per diffondere queste parole qui, ok? Sono queste parole qui, ok? E coloro che li ascoltano e non lo mettono in pratica sono paragonati come uomini sciocchi, come un uomo sciocco, ok? Costruì la sua casa sulla sabbia. Ora abbiamo visto quello che è stato paragonato a un uomo sapiente, è stato paragonato come uno che costruì la sua casa su una fondamenta su una base di roccia, ok? Ora, quando si fa una costruzione della casa sulla base di roccia, quella casa durerà per molto tempo, e quando viene costruito sulla sabbia, sappiate che non durerà molto, ok? E dice: e la pioggia è caduta e le inondazioni sono venute, i venti hanno soffiato e si abbatterono su quella casa e cade, e grande fu la sua caduta. Ok, questo è l'uomo che ha costruito
sulla sabbia colui che non ascolta queste parole qui. E avvenne che quando Yahawashai ebbe terminato questi detti, il popolo rimase stupito della sua dottrina. Ok? E noi ora è la stessa cosa che stiamo cercando di insegnare al popolo, ok? Popolo di Israele. Perché questa verità non è per tutti, è solamente per il popolo di Israele. Gli sembra strano e rifiutano. Va bene, vuol dire che il padre non li ha scelto per ricevere queste parole qui. E poi, soprattutto, non hanno il timore del padre. Perché se avete il timore del padre, cercherete sempre di conoscerlo di più. Le scritture ci fanno sapere che... Andiamo a vedere... Vediamo qui. Questo è il libro di Salmi. Anzi, prendiamo questo del libro di Proverbi. Questo è il libro di Proverbi, capitolo 1, versetto 7, che dice: il timore del Signore Yahawah, Bahashem Yahawashai, è il principio della conoscenza, ma i stolti disprezzano la sapienza e l'istruzione. Ok, i stolti disprezzano, ma il timore del Signore è il principio della conoscenza. Questa è la base da avere per crescere in questa cosa qui, per avvicinarsi alla vita eterna, per arrivare a avere una costruzione solida. La base che ci vuole, quella base solida, è il timore del Padre, ok? Perché una volta che uno abbia il timore del Padre, comincia a incuriosirsi sempre di più del Padre, pregherà il Padre, imparerà queste parole ascoltando i veri insegnanti, perché ce ne sono molti insegnanti nel mondo, pochi sono i giusti. E molti sono ingannatori, come ci fa capire il libro di Luca e Matteo, ok? Ma non andremo a toccare quello, se no la lezione diventa troppo lunga, ok? E andiamo ora a prendere il libro di Luca, che ha dato lo stesso racconto, ma da un altro punto di vista diversa. Leggermente diversa, diciamo. Questo è il libro di Luca, capitolo 6, inizio da versetto 46, e traduco, che dice: e perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate le cose che dico? Questo è Yahawashai, colui che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù, che sta parlando, è lui che sta parlando. Dice che perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quel ciò che dico? E questa è la grande, più grande ipocrisia del mondo. I cristiani, tutte le altre sette religiose, credono, dicono e credono, ok, di seguire il Signore, il Dio, chissà cosa, che sappiamo noi che non seguono il vero Dio, ok? Perché il suo nome, il nostro Dio ha un nome. Come i malvagi hanno un Dio che ha un altro nome, anche noi abbiamo un Dio e sappiamo il suo nome, ok? Non possiamo avere un creatore che ha creato tutta questa bellezza e non ha un nome, ok? Noi abbiamo studiato, abbiamo pregato, abbiamo avuto per prima il timore del Padre, abbiamo chiesto la sua sapienza, ci è stato dato per sapere questi nomi attraverso i nostri apostoli e anziani della Great Millstone GMS, iniziando dall'apostolo Taha, ok, e degli apostoli prima di lui, ok? Abbiamo fatto questa ricerca chiedendo, pregando con umiltà al Padre, allora ci ha fatto questa base dandoci il suo nome, ok? Sappiamo che il suo nome è l'ebraico antico, come l'ha dato a Mosè,
suo nome è Yahweh, ok? Non è dato a tutti, è dato a pochi. E sappiamo che il nome di suo figlio è Yahweh Shai. Yahweh vuol dire colui che è. Yahweh Shai vuol dire colui che salva. È suo figlio che ci salverà. Attraverso il suo figlio arriva la salvezza. Ora non voglio portare via questi insegnamenti. E lo dico perché le chiese non hanno questa verità qui. Nessuna setta religiosa ha questa verità, perché il nostro non è una religione. Il nostro è un'eredità. Come i figli di Yashar Allah, come i figli di Israele, è un'eredità nostra. Il Padre ha dato le leggi e statuiti ai figli di Israele, ok? Versetto 47 dice: chiunque... Ok, qui non la... Anzi, andiamo a prendere dalla Bibbia qui. Questo in francese. Prendiamo quella italiana. Matteo... No, Luca. Libro di Luca, capitolo 6. E leggiamo dal versetto 46. Yahweh Shai disse: perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi è simile. È simile a un uomo il quale, costruendo una casa, ha scavato e scavato profondamente e ha posto il fondamento sulla roccia. Ok? Vedete le dinamiche qui, ok? Ha scavato profondamente e ha posto il fondamento sulla roccia, ok? Per costruire su una solida base bisogna scavare in fondo la terra, ok? E costruire proprio sulla roccia, mettere le colonne, ok? Così stanno forti. E questa scavatura è la ricerca della verità. La gente non cerca la verità, sta bene con le menzogne delle religioni, con le parole persuasive, con le parole dolci che ascoltano da questi preti falsi, da questi pastori falsi di tutte le chiese del mondo, perché nessuna di queste chiese hanno la verità, ok? Nessuna religione, Islam incluso, buddismo incluso, tutte le religioni, nessuno c'ha questa verità qui. Coloro che hanno il timore del Padre, ok, pregano al Padre e fanno ricerche più profonde, ok, della superficie. Ed è quello qui che sta scavando profondamente e ha posto fondamento sulla roccia. È venuta una alluvione, la fiumana ha investito quella casa e non ha potuto smuoverla perché era stata costruita bene. Ok? Queste alluvioni sono diverse cose che ci succederanno, perché una volta veniamo in questa verità, verremo testati, ok? Verremo testati. E c'è la più grande prova che sta arrivando, che si chiama il tempo della distesa di Giacome, ok? Quando questi che governano il mondo faranno tutto un obbligo, ok? Ora ci stanno spingendo di brutto di prendere queste acque velenose, ok? Coloro che non hanno una base solida andranno a prenderla, ok? Coloro che hanno la base solida hanno la sapienza e sanno che non fa bene. Va anche contro il comandamento che ci ha dato il Padre nel libro di Levitico di non fare tagli sotto la nostra pelle, ok? E dopo questo arriverà il marchio della bestia, ok? E coloro che non hanno la base solida cadranno, andranno a prenderlo. Questi sono gli alluvioni, i venti. Quando arriverà il tempo di carestia, tempo di guerra, tempi bruttissimi, la gente cedono subito. Ma coloro che hanno scavato profondamente, che hanno una base solida in Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai,
non avranno paura, sapranno che queste cose sono state già scritte in questo libro e siamo stati avvisati, come dice il libro di Isaia, che la sapienza e la conoscenza sarà la stabilità dei nostri tempi, ok? Ma chi ha udito e non ha messo in pratica è simile a un uomo che ha costruito una casa sul terreno, senza fondamenta. La fiumana l'ha investita e subito è crollata, e la rovina di quella casa è stata grande. E la rovina di coloro che non hanno scavato fino al fondo, che non hanno costruito le proprie case su una base forte, che sono su, che hanno costruito senza fondamenta, ascoltando qualunque cosa gli viene detto, che da coloro che li hanno preso in schiavitù. Questi, la crolla e la rovina della loro casa sarà grande, e la casa sappiamo che il nostro corpo è tempio del Padre, che rappresenta il nostro corpo, il nostro futuro, questa casa qui. Perciò, se uno vuole costruire un bel futuro, ok, deve partire da una fondamenta solida, da una base solida, ok? Non è una base solida quando parti già per fare i soldi, per essere ricco, per avere la casa più bella, per essere conosciuto. Questo non è una base solida. Colui che dice, ma cosa succederà domani? Tornerai figlio di Dio, come dice la Bibbia, come dicono tutti? Ci sarà una distruzione? Questo è già una base solida. Colui che dice che cosa succederà dopo la mia morte, e comincia a pensare queste cose qui, già ha una base molto più solida di coloro che vanno dietro a delle cose vane, cose mondane, che non durano nulla. Ora, avevo messo a parte qui il significato di solido, una fondamenta solida, di materiale che presenta una notevole consistenza, risultando così difficilmente frantumabile e deformabile, ok? Dobbiamo costruire le nostre fondamenta, le nostre basi su cose che tengono, ok? Che non possono essere distrutti, ok? E cioè Yahweh Shai, il regno che arriverà, dove avremo il corpo che non sarà più distruttibile, ok? Che saremo trasformati, saremo i re. Questa è una base solida, ok? Ma coloro che cercano di trovare il proprio rifugio in questo regno governato dai malvagi sono quelli sciocchi che costruiscono le loro case senza fondamenta, senza una base, che costruiscono sulla sabbia. Appena arriveranno i cari, i così chiamati UFO, che sono gli angeli del Padre Yahweh, Bahashem Yahoshai, distruggeranno e non reggeranno più, saranno distrutti. Andiamo a vedere la base. Dice, il sostegno di una colonna, il pedestallo, statua o altro elemento architettonico. Dice, bordo inferiore della vela, sia essa randa o genua, detto anche bordame. Dice, la parte inferiore che funge da appoggio, la tua parte inferiore che funge da appoggio deve essere solida. Se non è solido, non reggerà. È inutile che prendi queste acque velenose perché vuoi vivere altri non so quanti anni, perché lo Stato ti promette un'immunità che non c'è, ok? E perdere la tua anima, così sei sciocco. Non c'è nulla di intelligente, non c'è nulla di saggio in fare questo passo qui.
Ok? Bene, ora andiamo a prendere altri precetti. Poi chiuderò la lezione. Voglio leggere il libro di Secondo Timoteo. Secondo Timoteo era capitolo 2 e 19. Dice: tuttavia il solido fondamento di Yahweh rimane fermo, portando questo sigillo: il Signore conosce quelli che sono i suoi. Ok? Il fondamento di Yahweh Hashem Yahweh Shai è solido, e coloro che lo seguono, che hanno questo fondamento, hanno il sigillo del Padre, e il Padre li conosce. Come Yahweh Shai disse: conosco le mie pecore, sentono la mia voce e mi conoscono. E vi ricordo sempre, come usiamo in molte delle nostre lezioni, il libro di Matteo, mi sa capitolo 10 se non sbaglio, che dice che larga è la strada che porta alla perdizione e stretta è quella che porta alla vita eterna. Guardate la maggior parte del mondo. Le religioni più grosse sono cristianesimo seguito dall'Islam, poi buddismo e tutto il resto. Questa è la strada larga che porta alla distruzione. Ma questa strada stretta che seguiamo, non siamo tantissimi, ma siamo sparsi in tutto il mondo. Siamo pochi. E la nostra strada è quella più difficile, perché una volta veniamo in questa verità, la gente ci vedono matti. La gente ci disprezzano, proprio come dice le scritture. Perciò pensate, ma noi non siamo immovibili, queste sono le alluvioni che vengono, ma non ci muoviamo, non ci sposteremo, perché le nostre basi sono solide. Stiamo accumulando i nostri tesori dove i ladri non possono arrivare, dove la corruzione non arriverà. Ed è nel nostro Padre Yahweh e suo figlio Yahweh Shai. E siamo promessi delle corone eterne nel regno ad venire. Prendiamo un altro precetto. Questo è il libro di Timoteo, primo Timoteo, leggo da capitolo 6, versetto 17, che dice: ai ricchi in questo mondo ordina di non essere d'animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Yahweh, che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa, perché ne godiamo, di fare del bene, di arricchirsi, di opere buone, di essere generosi nel donare, pronti a dare, così da mettersi da parte un tesoro ben fondato per l'avvenire, per ottenere la vera vita. Ok? Vedete che non stiamo vivendo la vera vita. La vera vita deve arrivare, ed è il regno che arriva, dove saranno in comando i giusti, ok? Perciò la ricchezza di questo mondo, cercare la ricchezza di questo mondo, non è la base giusta. Cercare invece la verità è una base giusta. Quando arrivi a conoscere questa verità, trasforma la tua vita. Trasforma in modo che vedi. Non vedi più come l'uomo naturale, l'uomo carnale. Vedi con un occhio spirituale, un occhio diverso. Ed è quello che fa la differenza. Una differenza che non troverai mai in nessun'altra religione.
Detto questo, non intendiamo di parlare alla gente con voce dolce e cercare di ingannarli di venire. No, è il Padre che sceglie. Noi non facciamo niente. Noi trasmettiamo il messaggio a coloro che sono stati destinati a riceverlo, lo riceveranno. Perciò, state svegli, ce ne sono altri precetti, ma non voglio tenere lungo questa lezione, ma permettetemi di leggere uno. Poi con questo chiuderò. Questa è la prima lettera dei Corinzi, capitolo 3, leggo dal versetto 9, che dice: noi siamo infatti collaboratori di Yahweh, voi siete il campo di Yahweh, l'edificio di Yahweh. Ognuno di noi siamo l'edificio di Yahweh, siamo il campo di Yahweh, ok? Questo vi fa anche capire che il Padre non dimora negli edifici fatti dalle mani degli uomini, come dice il libro di Atti, se non sbaglio, ora non mi ricordo, ma non voglio tirarlo fuori, ok? Il Padre non si trova dietro quegli edifici, la chiesa, le moschee, sono posti abominevoli, ok? Secondo la grazia di Yahweh Hashem Yahushai, che mi è stata data, come esperto architetto, ho posto il fondamento, un altro vi costruisce sopra, ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Yahawashai l'unto, la Mashiach. Perciò tutti i fondamenti che vediamo costruire altre religioni non sono nulla. Il fondamento è già stato costruito da Yahawashai. Yahawashai è il fondamento, ok? Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno della Mashiach Yahawashai la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Quando torna Yahawashai, sappiamo che torna con i suoi cari, i così chiamati UFO, e torna con un'ira, torna a distruggere, torna con il fuoco. Quando tornerà, proverà ogni opera, proverà ogni fondamenta. Coloro oggi che si dichiarano i così chiamati santi, che non lo sono, ma sono della casa di Satana, saranno rivelati, ok? Le loro opere saranno rese visibili e vedremo. Perciò costruite su questa base, che il primo passo è quello di avere il timore del Padre, Yahweh Hashem Yahushai, chiamare il suo vero nome, che è Yahweh, andando attraverso il suo figlio Yahawashai, chiedendo della sapienza e capienza, affinché possa illuminare il vostro cuore per capire queste parole qui scritte nella Sacra Bibbia e prepararvi per quello che sta per arrivare, l'alluvione più forte di tutti gli alluvioni. Detto questo, spero che questa lezione è stata edificante. Voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahweh, Bahashem Yahawashai, Bahashem Ruka Kodash, che vuol dire tutti i lodi al Padre Yahweh. Bahashem vuol dire nel nome di Yahawashai, suo figlio, e nel nome dello Spirito Santo, Ruka Kodash. I miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS
che mi hanno insegnato questa verità che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yashar Allah, sparsi nei quattro punti della terra, rischiando la propria vita per spingere questa verità in questi ultimi due giorni. Shalom. E a coloro che vogliono vedere altri video in italiano, basta che andate su questa pagina, guardate sui playlist che ho fatto diversi playlist riguardo le spiegazioni, e potete anche andare su tutti i video fatti in passato e vedrete che ce ne sono molti video fatti in italiano. Alla prossima, Shalom.